Si è conclusa la prima giornata del Festival internazionale del fumetto Etina Comics, entusiasmo alle stelle per l'esordio della kermesse. Particolarmente atteso il ritorno del maestro del fumetto mondiale Milo Manara, autore del manifesto di quest'anno dedicato ad Agatha, protagonista dell'incontro con la celebre attrice Ornella Muti, che ha più di 40 anni dall'uscita del colossale americano Flash Gordon, che la consacrò star internazionale, vanta ancora un primato assoluto. Il suo personaggio Princess Aura di Flash Gordon ha sempre vinto tutti i sondaggi internazionali relativi alle figure femminili tratte dai fumetti e portate sul grande schermo. Grande successo in area palco per la premiere nazionale del film Denti da squalo. Alla presenza del regista Davide Gentile, di Edoardo Pesce nei panni del corsaro e di Tiziano Menichelli e Stefano Rosci nei ruoli rispettivamente di Walter e Carlo. Denti da squalo uscirà l'8 giugno, quindi Sì. già c'è questa piccola presentazione qui a Etna Comics. Allora, la storia di Walter, un bambino a 13 anni, se non vado errato, quindi affronta questa lunga estate drammatica per lui. Sì, drammatica ma anche piena di sorprese, piena di avventura, perché nasce con la morte del padre, Claudio Certo. Santamaria, e poi si ritrova dopo pochi minuti dall'inizio film, dopo questa biciclettata sul litorale romano, in questa villa abbandonata dove all'interno della piscina ci ritrova uno squalo. E da lì nasce questo mistero, poi incontra Carlo che è inizialmente il suo antagonista, poi diventa il suo migliore amico, e da lì affronteranno questo viaggio lungo tutta l'estate. Edoardo, il tuo personaggio qual è? Io faccio il corsaro, diciamo, che mi avevano affidato il compito del proprietario della villa, però è questa figura che aleggia un po' su tutto il film, che rappresenta un po' la parte predatoria aggressiva della storia, e che quindi può essere anche una metafora di quello che dice, ecco, di quello che manda il messaggio di dire, di prendere la vita coi denti, appunto, di essere predatorio, aggressivo. E poi scopriremo invece la scelta che farà Walter, e poi il corsaro era un caro amico del cuore del papà di Walter, e poi dopo decidono di prendere strade diverse. Chi deve vedere questo film dal tuo punto di vista? Beh, ovviamente tutti. Una Io metafora. continuo a pensare in modo forse anche un po' ingenuo che i padri e le madri, quindi persone sopra i 45 anni che magari hanno dei figli piccoli, possono apprezzare particolarmente questo film, oltre ai ragazzi, che ovviamente è rivolto a loro, perché si parla proprio di sentimenti familiari, di conflitti familiari dovuti a delle incomprensioni normali in un momento drammatico come la morte di un genitore. E quindi sono sicuro che sia Virginia Raffaele che interpreta la mamma e che Claudio Santamaria che interpreta il padre possono parlare tanto ai genitori di oggi, con dei figli che a volte hanno delle problematiche legate all'età, alla preadolescenza, agli incontri o ai brutti esempi di persone che incontrano sulla loro strada. Lavorare voi due, com'è andata? Oh, ma io no, benissimo, sono stato. Poi io faccio una partecipazione con molto piacere, spero di aver dato anche al personaggio un colore, ma no, Davide, vabbè, è bravissimo. E poi sono bravi loro, che ecco, sono passati. Vieni, Walter. Facciamolo venire così, facciamo Va, entrare in lui fa scena. Walter e lui facciamo entrare insieme Allora, Stefano e lui è il grande Tiziano. Lui protagonista. Walter, Sì. benissimo. Lui fa Walter, lui fa Tiziano. Benissimo. Lui fa. Sì, lui fa Carlo. Tiziano, scusami, Carlo. Allora, Carlo, ovviamente scusami. avere due piccoli attori, piccoli grandi attori, com'è stato? Cioè, proprio dirigere anche loro. È diverso rispetto a dirigere un attore formato e già consolidato come Edoardo. Sicuramente anche le strategie o il dialogo che abbiamo avuto partiva da altri presupposti, cioè bisogna essere seri ma bisogna anche divertirsi, perché sennò si rischiava di avere loro due, la loro prima esperienza, troppo impostati. Invece il divertimento e il tornare un po' bambini, che mi contraddistingue come persona prima che come regista, è stato sicuramente un'arma in più in questo percorso. Quanto vi siete divertiti? Eh? Troppo. 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 Beh, sta pure Vabbè, la fatica c'era, però alla fine trovavi sempre quella cosa che ti faceva divertire alla fine, trovavi il lato positivo e ti divertivi. tu da grande cosa vuoi fare allora?
Ovviamente voglio proseguire, sì, guarda, mi ricollego anche io a questa domanda, sì, ovviamente la fatica c'è stata, è inutile negarlo perché comunque essendo la prima esperienza, tutto quanto, però ovviamente è stato anche divertente perché la prima volta che ti approcci a una cosa e magari all'inizio non sai cosa ti aspetti, però poi piano piano quando cominci, dici affezioni e ti piace, quindi alla fine lo affronti anche in modo E diverso. poi avete lavorato con due grandi professionisti, quindi chiaramente regia. Edoardo, Sì. Ma che pensiero, anzi, che messaggio vuoi dare a questi due piccoli artisti attori? io a loro, Sì. ma di studiare, se, vabbè, quello che direbbe qualsiasi persona, anche fare cose diverse, che poi magari cercare di accrescersi, anche perché poi nella recitazione uno cerca di portare cose diverse, quindi magari anche fare esperienze per poi poterle raccontare su un set o a teatro, quindi è importante, quindi sempre un pochino di accrescersi, ecco, questo è il consiglio che gli do Dici? Un No, dico sempre un po' di cultura. po' di cultura, ma Sì. Certo, studiare ovviamente questo è importante. studiare è la prima cosa che. Cioè, la cosa che va prima di tutti. È il posto più figo del mondo. Tu la sai la storia di sta villa. Siamo delle forti. Come uno squalo. Cerca di non crescere troppo in fretta. Mica per tutti essere uno squalo. Che devo fare? Voglio diventare come tua madre! Mi manca papà. Chiedendo di liberarlo. Vaffanculo a te e allo squalo! Lo squalo mi fa più paura. Ha finito di essere uno squalo.